Dopo le sollecitazioni del gruppo Noi per Fisciano, sono arrivate le installazioni e le attivazioni delle 25 telecamere sul territorio del comune della Valle dell'Irno. Ebbene sì, già a novembre abbiamo cominciato questo percorso di continui solleciti nei confronti della Prefettura, del Comando dei Carabinieri di Fisciano, che ringrazio perché svolgono un lavoro egregio su tutto il territorio. Alla Prefettura, al Sindaco e fortunatamente il 23 settembre sono terminati i lavori di installazione di ben 25 telecamere sul nostro territorio. Naturalmente viene interessata tutta la viabilità comunale e vengono collocate in ogni frazione nei punti strategici, sia per contrastare il fenomeno di furti e quindi per aumentare la sicurezza e la tutela dei cittadini, e soprattutto anche per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, che sono onesta, nonostante il lavoro eccellente della Fisciano Sviluppo, che io non finirò mai di ringraziare perché sono presenti sul territorio 24 ore su 24, c'è ancora purtroppo che chi, guidato da un senso di civiltà e poca responsabilità e rispetto per se stesso, abbandona ancora i rifiuti su strada. Ritornando alle telecamere, quindi andando nei dettagli, ricordiamo che molte frazioni, o meglio tutte le frazioni, sono state interessate. Pizzolano abbiamo 3 telecamere all'uscita dell'autostrada davanti al plesso scolastico nella piazza centrale, così come Lancusi a via Tenente Nastri davanti al plesso scolastico, così 2 a Soccorso, 2 a Gaiano, insomma un po' tutte le frazioni. Quello che voglio ricordare è che dopo il nostro sollecito, sia alla Prefettura che al Sindaco, che ha ben risposto a questa nostra attivazione, anche il responsabile del procedimento si è immediatamente attivato e in queste ore verrà trasmessa tutta la documentazione idonea anche al Comando dei Vigili, che naturalmente dovrà farsi carico degli adempimenti dovuti, e sicuramente saremo garantiti da questo punto di vista per la sicurezza. Intanto il gruppo Noi per Fisciano attira l'attenzione anche di altri consiglieri comunali. State lavorando a un progetto politico che nell'ambito della maggioranza però attira attenzione. Io sono molto onesta, è un anno, oggi è esattamente un anno da quando siamo stati eletti nuovamente amministratori di questo territorio, e quindi è naturale iniziare a fare i primi bilanci con se stessi prima di tutto e con i cittadini con cui quotidianamente noi ci confrontiamo. Naturalmente, insieme al gruppo Noi per Fisciano, noi abbiamo attivato un discorso, abbiamo sollecitato un discorso che riguardava la mancanza di dialogo con parte della maggioranza, che riguardava alcuni assessori. Sono molto onesta. In questi mesi credo che abbiamo ricevuto un riscontro importante, perché assessori ci hanno teso la mano, abbiamo parlato, discusso a lungo delle tematiche che riguardano il nostro territorio, perché noi dobbiamo partire dal presupposto che fare l'amministratore è un carico di non poco rilievo, perché l'amministratore deve fare il bene del territorio e deve guardare nell'unica direzione del bene della comunità, soprattutto rispondendo a un programma a cui, nei confronti dei quali abbiamo preso un impegno. Sono onesta, sono molto soddisfatta del discorso che stiamo intraprendendo con assessori, con i consiglieri, anche con il sindaco e anche con l'opposizione, con cui mi confronto sempre volentieri, perché io credo che il dialogo, la dialettica all'interno anche dello stesso gruppo di maggioranza sia importante e sia necessaria.